Martina, di Peru, e oggi siamo qui con un altro video shopping su un nuovo sito che abbiamo scoperto per fortuna, perché è bellissimo, che si chiama Rosegal, www.rosegal.com. comunque adesso vi apparirà qua, eccolo qua, e poi comunque vi lasceremo il link qua sotto nell'info box di questo sito e anche di tutti i prodotti che abbiamo preso. Ne abbiamo presi tantissimi, forse è lo shopping più grande che abbiamo fatto finora, vero Pippo? Forse, sì. Perché tantissime cose. Allora, iniziamo a mettere. Aspetta, sì. Me metto qui. Tanti pacchetti, poco in ora. Sì. A chi lo do questi pacchini che lo ha? Pippo. Più, quello grande. No, subito iniziamo dal più piccolino e poi andiamo a finire più grande. Comunque ragazzi, sono contentissimi di aver scoperto questo sito perché è straordinario. Andatelo, mi raccomando, andate a curiosare e troverete tantissime tantissime cose. E comunque abbiamo preso cose per me, naturalmente, per Pippo e anche per i nostri genitori. Quindi proprio per farvi vedere che ci sono cose di tu per tutti, ne abbiamo preso naturalmente di tante categorie e anche per dare idee anche alle vostre mamma, papà, di cose possono prendere. Allora, tutta bianco e nero. Proprio bene, va? No, allora, questo qui è un mio vestitino per l'estate. Allora, non vi faccio... Ok. È bellissimo, perché infatti l'ho già provato per vedere se mi stava. Lei, ragazzi, è juventino. No, lei. È bianco e blu. Come bianco si e nero. No, bianco e blu. E comunque sarebbe un vestitino estivo da mettere al mare, che però è diviso in due. Praticamente c'è la canotta sopra, così, bellissima. E poi con le righe bianche e blu. Ok. E poi sotto si mette, che infatti sembra proprio un vestito unico, ma in realtà è spezzato. Ho preso la S. E sotto c'è questa gonnellina, bellissima. Sì, è bianca e nera. Le ragazze dovete sapere che è della Juve. Che volendo è come un costume, perché il materiale è come quello di un costume. E poi anche il dentro c'è proprio la parte del costume. Quindi io lo metterò come vestito, non come costume ovviamente. Però voi potete scegliere. Ed è straordinario, c'è un casino. Passiamo a quello. Poi. No, che ci sono anche le mie cose preferite. Li passiamo a quello lì un pochino. Aspetta, mettiamo di qua il vestitino. Ok. No, l'ho già aperto di qua. Dopo. Allora, poi. Vai. E tra l'altro la roba costa pochissimo, veramente. Prendete tantissime cose a poco prezzo. No. No. Io me ne muovo. No, perché? Ancora bianco no. No, questa qui è la maglia di nostro papà, che si è scelto, bellissima. Allora, adesso la faccio vedere. Com'è? Sembra come una Ranger. Sembra come Capitan America. Ok, non aprirlo ancora quello, Ok, buttiamo tutti i pacchettini per terra, quello lì ancora no. È praticamente bellissima, mi piace anche a me, cioè bellissima, guardate che carina. Con la Statua della Libertà, tutta appunto blu, rossa, bianca. Bellissimo. Sì. E poi dietro appunto c'è la bandiera americana. Ed è un tessuto. È già un tessuto. Ok, povero Pippo. Ok, passato. Sì. Un po' con gli occhi. Comunque, a me piace tantissimo. E sarebbe. È una taglia XL. Ok. Comunque vedete. Molto molto carina. Mi piace tanto anche a me. Poi. Allora, mettitela qui. No. Poi, mi faccio poco vedere io perché. Sì, qui ci sono cose di Pippo. Quindi le fa vedere lui. Vai. La lattina della Coca-Cola, comunque di una bibita con dentro la macchina. Non so da dove si apre, tra l'altro. Adesso proviamo ad aprirla insieme. Comunque, guardate, è una cosa particolarissima. C'è una macchinina dentro una lattina, sembra come della Coca-Cola. Comunque di una bevanda. Vedete, c'è la macchinina dentro. Guardate che carina. Eccola, ok. E poi qua appunto Mini Racing Radio Control. È telecomandata, sì, infatti. È vero, adesso mi ricordo che l'abbiamo scelta telecomandata. Magari adesso l'apriamo. Da dove si apre? Ah, qua vedo dello scotch. C'è anche la plastica. Comunque, vedete, c'è anche c'è la plastica. Sì, quindi togliamolo. Ed è una cosa molto particolare, vero Pippo? Infatti sì. Pippo appena l'ha vista se l'ha detto voglio questa, perché è una cosa particolare. Toglierà il tappo così. Eccolo qui. Wow. Vedete, ci sono anche gli ostacoli. Allora, adesso li tolgo. Vai, adesso provo a togliere questo qua. Questo qua si toglie.
Ok ragazzi, abbiamo notato che ci vanno due pile all'interno, quindi adesso non ve lo facciamo vedere anche perché io sono ma poi magari vi faremo vedere come andare magari su Facebook o su Instagram. Bravissimo, magari vi metteremo la foto su Facebook e su Instagram mentre Pippo ci gioca. Comunque è molto carino il telecomandino, perché poi la macchina si staccherà da questo telecomando con tutti i comandi, e poi anche gli ostacoli per far andare la macchinina un po', per fargli fare un bel percorso. Ok, quindi Pippo, rimettila pure dentro. Mi dispiace che non ve la posso fare adesso. Ok, dai, poi ve la faremo vedere, promesso. Oh. Ok, altra cosina, Pippo, prendila tu visto che è tua. Aspetta. O comunque è proprio quella cosa che ti piace. Che sarebbe il momento adesso, però mm-hmm. Vi dico una cosa molto bella. Mi viene a bicchiere. Ah, sì. Ah. Il tizio sfida la play. Facciamo così, se andiamo a 10.000 mi piace, anche mm-hmm. di più, mm-hmm. faremo un video dove faremo la partita alla PlayStation. Ok. Se guardate andiamo... infatti che Spinner si è preso Pippo. Guarda, è mio. Piccina. Con i tasti della play, della PlayStation. Guardate Pippo, farlo vedere Pippo. Appunto questa bellissima. Qua, tiro, passaggio, cos. Non c'è lungo. Ok, intanto mi dice anche i comandi. Perfetto, vai Pippo, farlo girare. Che è fatto colorato! Vedete? Diventa tutto colorato. Perché naturalmente i quattro tasti sono colorati, quindi girando diventano ancora più colorati. Ok, poi adesso passiamo al paccone enorme. Questo qui. Sì, ci metto qua. Allora. La bella cosa. Questo qua, ragazzi, tantissime cose, quindi... iniziamo, magari lo metto qui e man mano prendo le cose. Chi ce l'ha la chi? Questo qua, ok, questo qui è di nostra mamma. Lo faccio vedere, così mamme, anche voi potete scegliervi qualcosina, potete attingere da questo video per prendervi qualcosina di bello. Allora, questi qua sono dei leggings con scritto workout, vedete, per far palestra. Sono molto molto carini, sì, non fate attenzione al cane che appaia. Ok, sono molto molto carini, vedete, grigi, molto elastici, aderenti, e sono molto molto belli. Cioè, anche a me piacciono tantissimo, però sono... allora, non sentite il cane, tappatevi le orecchie. Sì. Ok, poi, altra cosina. Dobbiamo andare a fare vedere solo una cosa, posa sì. Quello. Così, così. E ah, che lo passo nell'altra mano. Bravissimo. Poi eccola qua, questo qui è un mio vestitino, una mia cosa. E sarebbe per quest'inverno, comunque per la primavera, prossima primavera. Una, perché adesso fa caldissimo, non ci penso nemmeno a mettere la felpa. Comunque questa felpa rosa con qua in mezzo il bacio, le labbra, con che sarebbero tutte glitter, cioè tutte la perline. Guardate un po'. A me piacciono. Ok, a me piace tantissimo. A me piace tantissimo questa felpa, e naturalmente ha il cappuccio, qua, i cordini bianchi. Guardate, già fatti come fiocchettino, bellissimo. Yeah, adesso li vedete. Ed è una S. Io rimango. E poi naturalmente ha la zip. Bellissima, a me piace tantissimo. Guardate dove sono. No, Pippo, vieni avanti. Ok. Yeah. Poi, questo qui, sì, questo qui è di nostra mamma. Allora. Che però magari posso mettere anch'io. Devo fare una cosa, sì. Anche qui, cioè davanti e dietro. Sì, bravissimo. Che me lo volevo prendere io, solo che non c'era la mia taglia, era finita, quindi vabbè, non importa. Sarebbe questo vestito come indiano, comunque molto molto estivo, guardate. Arriva più o meno altezza, non so, ginocchio, ecco, altezza ginocchio. Ed è molto molto carino, perché ha tutti appunto questi decori, poi ha manica tre quarti, che diventa un pochino più larga, con tutti i decori. Comunque a me piace tantissimo. Invidio mia mamma per questo vestitino. Comunque a me piace tantissimo, se lo troverò della mia taglia lo prenderò anch'io, perché... Poi! Ragazzi, vi dico una cosa. Se voi fate caso che dice bello in tutti i video, Io vorrei sapere che a lei gli piacerà anche i capelli lunghi fino al ginocchio. Ok, le teorie di Pippo. Poi questo qui è di nostro papà. E sarebbero dei... sì, un costume da mare. Che c'è viola?
qui rosso, sì, arancio, rosso. Guardate che carina che termina verso il viola. E poi dietro appunto il costume da bagno. E poi dietro al taschino. E poi naturalmente qua i cordini. E comunque è molto molto carino e comodo soprattutto. Poi, altre così. No? Ok, no. Questo qua per continuare è le cosine che si è preso il nostro papà. Dai, voglio andare a prendere il calzadente. Poi ognuno, ogni cosa come potete vedere è dentro una bustina, quindi molto bello. Quindi ci prendiamo la cosa che c'è dopo. Bravissimo. Nascondila, la farla vedere. Ok. Questa maglietta, un'altra maglietta di nostro papà. Come avete notato, quest'estate va tantissimo, vanno tantissimi vestiti americani, col tema americano, la bandiera, appunto, e, prima statua della libertà. L'avevo fatto video nel cibo americano. Sì, bravissimo. Magari vi lasceremo il link. E comunque, guardate che carino. Bellissimo, con la bandiera americana. Sembra anche un po' macchiata. Cioè, a me piace tantissimo. Infatti è macchiata. No. E le taglie, sì, XL come l'altra. Ok, poi ragazzi, Lilla non sa scrivere, sta diventando praticamente grandissima. Questa qui, sì, è per me, bellissima questa. Piano! Bellissima questa qui, ragazzi, mi piace troppo. Cioè, Pippo! Piano, lui si deve sempre far male. Allora, questa qui in rosa, naturalmente. Che giocare. Ah no, era per, no, è per nostra mamma, stavo scherzando perché infatti è più grossa. Ok, ma non mi stavo, ho detto come fa. Ok, è bellissima, tutta rosa con la farfalla qua e poi è smanicata, nel senso che ha da una parte ha la parte della spalla, ho fatto gol e l'altra ha solo la spallina, quindi rimane un po' così. Anche questa qui me la volevo prendere anch'io, ma la mia taglia non c'era, quindi va a questa qui anche a nostra mamma. Yeah! Poi, questa qui invece è per tutta la famiglia. Ed è la borsa. Oh, scusami, la borsa mare. Allora, mi ha provato una cosa, quello giù è così. No, sulla borsa mare. Vai. No, non gira, infatti. Allora, adesso la apriamo. Sulla mattina. Quest'anno, come avete visto, ci piace il tema da marinaretto, quindi bianca e blu, arrivo bianca e blu. Allora, è carinissimo, wow, non me l'aspettavo così. Praticamente, appunto, potete vedere, è bianca a righe, bianca e blu, poi qua ha una targhetta, e poi ha proprio stiva al massimo, e poi qua le, come si chiamano? Le maniglie, no? Sì, maniglie, ok, di corda, comunque ci siamo capiti, di corda, e poi dentro, guarda che carina, così grigia, e poi anche lo spazio per metterci qualcosa. E comunque è molto molto capiente, poi si chiude a zip, quindi non è che rimane aperta, si chiude appunto alla zip qua e si chiude. Perfetto, questa qui la useremo tantissimo. Dai, prendi qualcosa di mio. Qualcosa di tuo, eccolo qua, fallo vedere tu. Un cappellino. Il cappellino. Perché lo apro io con il mio cappellino. Sì, generano di tantissime fantasie, però lui si è scelto questa qua, anche tanti colori. Arancione, c'è blu qua giù. Forse anche blu, sì. Oh, e ho l'etichetta. Sì? È cinese! Sì, lo so perché è un sito. È un sito cinese, quindi. Allora, è bellissima. Guarda che carino. Con questo arancione un po' sfumato anche. Dai, e poi qua tutta questa fantasia. Tagliamo il cordino. No, Pippo, li tagliamo poi tutti dopo. Ah, allora faccio vedere. Provalo, Pippo. Come si. Ok, vai. Aspetta, dentro cos'ha? Ah, ok! Avevo la plastica, ecco perché non ti andava bene. Perfetto. Eccolo qua. Questo qui naturalmente verrà al mare. Tutto il video fino alla fine del video. Dopo vi tagliamo le etichette. Allora, lo vuoi tenere? Ok, ok. Se tagliamo l'etichetta. No, dopo l'etichetta. Ok. Poi. Anzi, così. All'incontro. Questa qua è mia. Guardate. Bellissima. Bravo, ci sta anche bene così. Quindi potete metterlo anche così, perché dietro ho anche la scritta. Allora, questa qui è mia, la adoro, stradoro. Ancora americana. Ancora americana, perché c'è tantissime cose americane. È una canotta leggerissima che serve in estate. Le canotte sono la cosa forse che si usano di più. Comunque, americana, molto leggera, come potete vedere. Ed è carinissima. Naturalmente taglia S ed è straordinaria. Bravo!
Ok. Naturalmente non potevo aspettare dopo. Possibile. Poi, questo qua, non mi ricordo cos'è. Apriamo per scoprirlo. Ah, ok, questi qua sono di nostra mamma. Sempre per fare palestra. Ah, ragazzi, scrivete nei commenti se sto meglio così. O con quello girato. Ok, va bene, scrivetelo nei commenti. E sarebbero dei, come leggings, però sono bucati qua, in modo che poi esce la pelle fuori, cioè, esce la pelle fuori, che brutta frase. Comunque, nel senso che, aspettate, lo faccio vedere, ecco. Espirate l'aria. Sì, la pelle respira di più, comunque esce di qua, pelle, poi tessuto, pelle, tessuto, così. Ed è appunto nero e aderente. Allora, okay. Le io sotto due in giapponese, what's gas girl? Ok. Poi, questi qua sono forse la cosa che mi piace di più, di tutto. I calzini e mani, con il bacio. Ragazzi, poi da un tour dovete vedere quante cose sono della nostra camera di emoji. Bravissimo. Tante, tante, tante cosine. Vedete il room tour che verrà presto, ragazzi. Cosa c'è? Veramente? Ok, niente, passato. Allora, eccole qua, le mie etichette sono straordinari questi calzini. Aspetta, ok. Ma non sono bellissimi. Cioè, guardate la faccina che dà il bacino. Punto bianchi, cioè, wow. Il stra adoro. Mettimelo. No, non ci metto. Vai, mettila le mani. È tutto il video. No, voglio, che cosa ti allargano. E questo qui misura 38, perché porto 38 di piede. Andiamo avanti con questo. Aspettate, se riesco a prenderlo. Pacchettino all'interno del pacco grande. Vediamo cosa c'è. C'è questo qui che è di Pippo. Che... un altro fidget spinner, però. Che non vi diciamo cos'è, adesso ve lo faremo vedere. Ah, ok. Apri Pippo, riesci? Indovinate che cos'è? Chissà di cos'è. Prima era della PlayStation, quindi adesso sarà... Ok. Vai, vediamo un po'. Oh, da calcio! Bravo, con le palle da calcio. E anche questo qui. Boh, che... fallo vedere tu. Voglio provare. Ed è molto molto carino. Ci sono tantissime fidget spinner di tante tante fantasie diverse. Fa l'effetto bianco e nero. Bravo, facciamolo vedere che carino che è. Molto molto. Ma c'è una brutta sfida, chi la fa due? No, no, Pippo, già sta durando tantissimo il video, quindi. Siamo a 11 minuti. Questo qua è per nostro papà e sarebbe uno smart watch, ovvero quell'orologio che si mette al polso, che praticamente ti fa rispondere alle chiamate, si collega a Bluetooth col telefono. La scatolina è questa qua, appunto smart watch, adesso lo tolgo. Io ho la mia vita. Ok. Adesso vi faccio vedere, naturalmente non me la faccio vedere in funzione perché sennò durerebbe la vita. Comunque, vi faccio vedere com'è fatto. Wow, che carino. Questo qui è naturalmente molto delicato, vedete, al display. Al display per far, per appunto vedere chi ti chiama e tutto. Poi qua ai lati anche dei tastini, nero, però c'era anche di altri colori, mi sembra. E poi c'è anche il cavetto. Ok, adesso mettiamolo a posto. Poi, vediamo un po' cosa c'è. C'è questo pacco. Ok, caduto, wow. Ah, sì, che carini questi. Questi qua li ho presi io perché sono straordinari. Sarebbero... ok, questo qua è vuoto, sì. Sarebbero degli orecchini stra mega bellissimi. Se vi faccio vedere. Quindi potete vedere che ci sono vestiti, giochi, ok, borse e anche gioielli. Infatti, guardate che belli. Io vedo che ore sono le 12. Guardate, a forma di cuoricino con i due cuoricini. Naturalmente non mi potevano mancare. Ragazzi, sono le 12. Noi lì abbiamo l'orologio degli sì? Ok, orecchini. Fatti, poi qua dentro... c'è arrigato Tomasello. Ah sì, ragazzi, gli occhiali da sole abbiamo preso. Io e mia mamma. Allora, adesso non mi ricordo qual era per me e quella per mia mamma. Non importa, ve li faccio vedere tutti e due indossati, poi... Ma me li fai anche provare a me? Sì. Grazie. Allora, questo qui, il primo paio, questo qui okay, è di mia mamma. Bellissimo, questo con qui. Questi qua. E poi ha le stanghette che si incrociano. Aspetta, adesso faccio vedere l'aperta così si vedono meglio. Guardate che carina. Se li provo, vediamo un po'.
Molto carini, wow, magari li prenderò. E poi questi? Piano, piano, Pippo, che si rompono! E questi a 100. Questi qua, sì, l'ho scelti io. Ah, sì, questi sono miei, ok. L'ho riconosciuti, sono stra mega fantastici. Wow. Ma lei praticamente, aspetta. Ah, tu intanto prova questi qua. Quelli. Quelli, ok. Ah, la montatura così, un po' dorata. Guarda che belli, con quali incrocio. E poi sono fatti così, vediamo un po'. Wow. Io rimango fino alla fine del video così. Ok, sono bellissimi, ragazzi. Wow, adesso non mi ricordo se sono questi miei o quelli. Penso questi però, Wow, mi piacciono un mondo. Ah, allora, anche questi qua ce li vedrete al mare nei vlog che faremo. Allora, io mango, anzi. Cosa fai? Più vuoi tu. Piano, piano, Pippo. Trattali bene, con cura. Poi, fino alla fine del video sto così. Ultimo pacco, penso. Sì, wow, ultimo pacco, poi abbiamo finito. Questo qua. Allora, apriamo da dove si fa. Io, non va toccato. Sì, questo è di Pippo. La tazza. Cioè, guarda Pippo, sembra proprio un rapper. In questi piedi, wow. E quel cappellino. Piano, salute. Lì, sto stando tutto sulle mie gambe. Allora. La tazzina Lego. La tazza Lego. La volevo da tantissimo, Pippo. Ok, salute, risalute. Salute. Ok, questo è il video dei salute. Allora, aspettate. Se riesco ad aprirla. La volevo da tanto, da tantissimo, veramente, la tazza Lego, solo che non la trovavo mai. Ed eccola salute, qua. Salute. Eccola qua! Ci dove la appunto, perché tazza Lego? Naturalmente, come potete vedere, è appunto... Facciamolo vedere. Tutta fatta come Lego. E poi, guarda che carina. Salute, basta! E poi ha le costruzioni, perché infatti qua sono dei Lego... Proprio da, che ne so, mentre bevete il tè, ma forse noi la useremo per metterci pennarelli in cameretta perché è troppo troppo carina. Comunque potete metterci ragazzi, i pezzi di Lego qui sopra. Bellissimo comunque. Quindi ragazzi, eccola qua, tutta la tantissima roba che abbiamo preso sul sito www.rosegal.com. Siamo stra felici. Tutte le cosine ci hanno soddisfatto, veramente, sono bellissime. Guardate che montagna di roba c'è. Wow, ragazzi. Tantissimo. Ok, perfetto. Mi raccomando, quindi mettete tantissimi pollici in su se vi piacciono questi video shopping. E se volete altri video di shopping su questo sito, Rosegal. Intanto tipo sto mettendo i miei calzini nelle mani, ok? E mi raccomando, visitate il sito e qua sotto avrete anche tutti i link dei prodotti che abbiamo preso. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi, iscrivetevi al nostro canale. Così portate a te i video con i vostri amici. E lasciate commenti. Extra. Boppa! Bravissima Pippo, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi, saluti da Tina e... Pippo, ciao!